maestro. Tu sei Angelina. Datemi la vostra sacca. Non se ne parla nemmeno. A ognuno il suo. Prendete almeno il bastone. Sì, questo sì. Il viaggio è lungo. Andiamo. Grande quanto? Grande quanto tutta Parigi. È più grande. Come più grande? È impossibile. Aspetta e vedrai. Va bene, ci siamo. Sei pronto? E ora ti tolgo la benda. Puoi guardare. Grandissimo, non si vede la fine. A che ti fa pensare? Il nostro Signore che l'ha creato. Ho bestemmiato? No, 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 anzi, affatto. Hai detto una cosa molto profonda. Ma dov'è l'Inghilterra? Non si vede. È come il nostro Signore. C'è, ma non si vede. Bisogna prendere una nave e attraversare tutta la Manica per arrivarci. E noi partiremo da laggiù. Le navi devono essere grandi per attraversare un mare così. Sì, ce ne sono di grandi e piccoli. Da dove vieni esattamente tu? Dai Pirenei. E come sei arrivato qui a Parigi? Seguendo i frati. E i tuoi genitori lo sanno? Sono orfano. I frati. Perché hai seguito i frati? Li seguivo da quando ero piccolo. Loro non mi prendevano mai in giro. Erano sempre allegri con me. Ma questo non basta per diventare frati. Per me sì. Loro erano felici perché si volevano bene. Gesù non ha detto di volersi bene l'un l'altro. Sì, certo, ma non è un bene qualsiasi. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per un suo amico. Conosci il Vangelo? I frati mi hanno insegnato a leggere con il Vangelo. Lo so tutto a memoria. Non ci credo. Mettetemi alla prova. Va bene, allora, visto che siamo di fronte al mare, faccio una domanda sull'acqua. Cosa dice Gesù alla Samaritana davanti al pozzo? Chiunque beva di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve l'acqua che io gli darò non avrà più sete. Ma non è vero, lo conosce a memoria. E tu, Angelino? Hai ancora sete? No, padre. Non ho più sete. Gesù è sempre con me. E allora l'acqua che Gesù ti ha dato diventerà in te come una sorgente che zampillerà per sempre, Angelino. Quando ero piccolo, nessuno credeva che potessi diventare frate. Dicevano che ero tonto. Voi tonto? Non ce n'è uno intelligente come voi. Dobbiamo tutto al nostro Signore, Angelino. Ricordo ancora il giorno in cui chiesi di diventare francescano. Ero solo un bambino. Eccoci qua. Ave Maria. Ave Maria. Zio! Fra Elia. Va bene, Fra Elia.
Cosa c'è adesso? Ho paura. No, è un mese che mi fai una testa così perché vuoi parlare con lui. Adesso entri. Ave Maria. Ave Maria, Fra Agnello. Chi è questo simpatico ragazzo? È mio nipote, saluta. Ave Maria. Ave Maria. E deve dirvi una cosa molto importante. Allora, per una cosa importante... Grazie. Ecco qui. Grazie. Sentiamo, perché sei venuto qui a trovarci? Oh, signore! Sputa! Sputa! Giovanni, sputa! Ai! Giovanni! Giovanni? Giovanni! Vieni qui! Giovanni! 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 Ma chi è sto ragazzo? È mio nipote, accidenti a me. Accidenti quando mi sono fatto convincere. Ma che gli è preso? Che tonto gli è preso. Volevo togliergli dalla testa l'idea di farsi frate. Mi tormenta. Che paroloni, fra mia. Che paroloni. Proprio come nella santa regola. È solo un bambino. È fatto male a prenderlo in giro. Vuole togliersi dalla testa l'idea di farsi frate. Dio può chiamare chi vuole. Dio guarda il cuore, non l'intelligenza. Giusto. Avete ragione, padre. Sono stato uno stupido. Appunto. Ma la leggerezza che hai avuto non toglie niente alla tua vocazione. Giovanni! 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 Giovanni, figlio mio, dove sei? Giovanni! Giovanni! Fratelli, l'ho trovato! Giovanni! Vieni qui! Vieni subito qui! Elia, Fra Elia, buono! Dov'era? Era a dormire in una grotta qui vicino. Fra Elia. Vieni con me. Fra Elia, aspetta! Io non sono come tuo zio. Allora, volevi parlarmi, no? Parla. Voglio farmi frate. Oh. Certo, la sceneggiata che hai fatto non depone a tuo favore, eh? Ma neanche contro. E perché vuoi farti frate? Non lo so. Ma perché dovrei dirti di sì se neanche tu lo sai? Sono tonto. Oh. E chi te lo dice? Lo dicono tutti. Anche Fra Elia? No, lui no. Meno male. Meno male, meno male. Temevo per la sua carità. Voglio farmi frate perché... perché quando guardo le stelle, pascolando le pecore, sono belle. E poi? Perché nostro Signore è stato buono a farlo per noi. E io tutta la vita voglio ringraziarlo. Tieni. Cos'è? E la regola del nostro padre Francesco. Per chi me la date? È vostra. Ah sì, è mia. E te la presto. Così la potrai imparare a memoria, poi torni qui
Io ti ascolto recitarla e se la canterai come un usignuolo, io ti prenderò. Ma io sono tonto. Ti arrendi? Ridammela. No, nostro signore. Nostro signore? Nostro signore può fare miracoli, no? Se Dio vuole ce la farò. Sì. Sì, Giovanni, nostro signore può fare i miracoli. Sì. Può fare i miracoli, Giovanni. Può fare i miracoli. Può fare i miracoli, Giovanni. Una bella minestra calda per tutti, eh? I frati non si appropriano di nulla, né casa né luogo o alcun'altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Ne devono vergognarsi perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Non vogliate aver altro sotto il cielo per sempre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. È la regola, è quella regola. Io non posso accettare. L'angelino, aspettavo da tanto tempo di trovare un'anima degna come la tua per potermela liberare. Ma perché? È un ricordo. Noi non dobbiamo legarci a nulla, Angelino. Prendila. Farò come vuoi un giorno. Troverò chi darla. Ma posso farmi una domanda? Sì. Veramente eravate tonto? Sì. E com'è che adesso siete così intelligenti? È un segreto, Angelino. Cos'è successo? Diciamo un'Ave Maria. Ti va? È stata lei, la nostra mamma celeste, a darvi la sapienza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.